con amicizia e con riconoscenza. E la giornata di oggi ci propone un'isola bella. E abbiamo da poco inaugurato il nuovo convento su in cima, che magari se vi trattenete potete vedere facendo una passeggiata, anche se i bambini sono stanchissimi, quindi immagino che non lo farà nessuno. Però isola, insomma, si presta tantissimo, e le scuole possono essere un modo per una presenza veramente dei ragazzi, che sono quelli che dovrebbero beneficiare più di tutti. È un parco bellissimo, sta a tutti noi tenerlo nel migliore dei modi per donarlo poi alle generazioni che verranno. E a loro va veramente un grande applauso, così come alle tutte le insegnanti che si sono impegnate in questi progetti. Grazie a tutti voi, ripasso il microfono a Marco Passeri della Rotary. Grazie Cortella, buongiorno a tutti, benvenuti. Mi fa piacere ritrovarci qui numerosi, anzi ancor più dell'anno scorso, in questo splendido posto. Io sono qui in rappresentanza del Rotary, e non so se tutti lo conoscete, è la più grande associazione di volontariato al mondo, siamo presenti addirittura in quasi tutti gli stati, siamo 33.000 club, e qui quest'oggi rappresento il club Perugia Trasimeno, appunto. Abbiamo anche Nadia Pittini, che è qui con noi, oltre a aver giocato stamattina insieme a voi, insieme a Claudia, Monica e anche altre insegnanti, è venuta per una cosa molto importante. È lei che ci ha portato quel lavoro lì, quell'elaborato dai bambini dell'India, e a loro manderemo un premio speciale, perché i bambini ci stanno a cuore, quelli di tutto il mondo, tutti i bambini. Passo un attimo il microfono a Nadia Pittini. Io vi porto la voce di 42 bambini dell'India del Nord, di un piccolo paese che si chiama Kalimpong, dove c'è una piccola scuoletta Montessori. Pensate, la scuola in India ama la scuola Montessori, ama il metodo Montessori, che è un metodo italiano di questa grande maestra, e in India c'è questa piccola scuola gestita dai gesuiti, che ha partecipato a questa organizzazione, e insieme ai piccoli di 3 anni, erano 42, abbiamo creato un'attività giocando, ballando e facendo dei dischi con della carta. Questa è l'esperienza di questi bambini. Ringrazio tantissimo di poter partecipare a questa esperienza, e porterò in India, perché vado adesso a fine giugno, questo suono, questo applauso. Grazie. Bimbi, genitori, mamme, papà, nonni, eccetera, eccetera. Noi cominceremo a camminare. Non superate gli altri in questo spazio. Ma quando stoppa la musica, fermi dove siete. Sta attento, anzi. Sinistra, destra. Vai,
Eccolo Paolo, davanti a Paolo. Poi dopo quando ci vai con il ritmo, eh? Pronti? Pronti? Vai maestro! 1, 2, 3, 4 Miau! Bravissimi! Sì, allora...